Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come Albano Carrisi, devastato dalla terribile malattia, tumore in stadio avanzato. Ecco quali sono le sue condizioni. Da sempre protagonista delle scene italiane, Albano Carrisi è uno dei cantautori più celebri del panorama musicale italiano. Da poco compiuti 80 anni, non ha alcuna intenzione di fermarsi e dimenticare la sua grande passione che lo accompagna fin dalla giovane età. Albano è un vero artista internazionale ammirato in tutto il mondo. Ancora attivo nelle scene musicali, il desiderio del cantante è quello di gareggiare al prossimo Festival di Sanremo e di mettersi in gioco con altri miti della musica italiana. Nato e cresciuto a Cellino San Marco, un piccolo paesino in Puglia, l'artista esibiva le sue doti canore innate solo per se stesso e si esercitava sotto gli ulivi della campagna di famiglia. Desideroso di diffondere la sua musica, parte alla volta di Milano a soli 17 anni per cercare la sua fortuna. Dopo molti ostacoli, Albano riesce ad imporsi nel mondo musicale e fa emergere la sua potentissima voce, ancora oggi inimitabile e amata da tutti gli italiani. Tra i capolavori che portano la sua firma ricordiamo Nel Sole, che è il brano che lo conduce al successo, Felicità, Nostalgia Canaglia, e moltissimi altri capolavori. Albano Carrisi, Le violenze psicologiche. Pagherete per vedermi. Albano Carrisi, alla veneranda età di 80 anni, è ancora un simbolo della musica italiana ed è amato dalle vecchie e dalle nuove generazioni. Tuttavia, durante l'adolescenza, ha dovuto lottare molto per raggiungere questi risultati. Tenace e forte, non si è mai arreso alle critiche e ai pregiudizi, raggiungendo le vette più alte del successo. Albano ha raccontato delle violenze psicologiche che ha subito appena giunto a Milano durante la sua esperienza lavorativa al Dollaro, un importante locale del capoluogo lombardo. Il cantante racconta: il figlio del padrone ama una ragazza, che però preferiva me. Lo sentii sibilare. Questi terroni ci portano via le donne. Dopo tante angherie, Albano reagisce cantando ed ignorando tali insulti, ma i colleghi continuano ad aggredirlo. Terrone, smettila. Tuttavia, la risposta del pugliese è stata epica. Goditela finché è gratis, perché tra poco per ascoltare la mia musica dovrai pagare. Un grandissimo cantautore che ha lasciato un segno nella storia della musica italiana e che continua a rappresentare un punto di riferimento per tutti i fan che da anni lo sostengono. La sua carriera è stata brillante, ricca di successi e soddisfazioni, ma anche di periodi bui e di sconforto. Albano, da uomo forte e coraggioso, ha sempre saputo affrontare i drammi a testa alta. Volgendo il pensiero al passato, uno dei grandi dolori di Albano riguarda la sua salute fisica. In particolare, la scoperta di un tumore allo stadio avanzato, scoperto grazie ad un suo amico che lo convinse a sottoporsi ad un controllo di routine. Il merito è di un mio amico, Valentino. Ci conosciamo dalla fine del 1962, lui faceva il cuoco nel ristorante in cui io facevo il cameriere. Le nostre strade si sono divise. Io sono diventato un cantante e lui ha fatto carriera in polizia. È entrato nell'antimafia. Quando fu di mia figlia era nella squadra che seguì il caso dall'Italia. Grazie al controllo di prevenzione, il cantante scopre di avere un tumore alla prostata in stadio avanzato. Fortunatamente, il male è stato scoperto e rimosso in tempo ed oggi, Albano Carrisi è ancora qui con noi.